Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi giocheremo con Pharah, come avete visto già dal titolo e dalla miniatura. Allora, Pharah è un campione che ho usato qualche volta anche in Overwatch 1, non è difficilissimo nelle sue meccaniche, ma andiamo a leggere Disco dall'alto. le sue abilità come io ad ogni inizio video, che sto facendo, che vi ricordo, su Concentrati, tutti i è campioni difficile tenervi in vita se vi di questo, distraete. su tutti gli eroi di questo videogioco di Overwatch 2. Quindi andiamo subito a leggere le sue abilità. Spara laser lunga Controlli delle gittata che cannoni esplodono conclusi. all'impatto Pronta col tasto all'azione. sinistro, sono questi, vedete? Molto semplice. Poi, pioggia di fuoco, spara una raffica incessante ai mirazzi, alla sua suprema, alla Il sua potere ultra. non Poi significa nulla se propulsori, non permette di esplosivo. spiccare rapidamente il volo e scarica esplosiva, lancia un miraggio esplosivo che respinge i nemici colpiti. Poi ha come passivo ovviamente lo spazio, ecco, fatto per volare. E vedrete quanto farò schifo con Pharah. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace come sempre al video, di commentare facendomi sapere magari cosa ne pensate voi. Cosa ne pensate voi di Pharah? Ecco, grazie. Dai, sto provando a far qualcosa qui, anche se non è semplice. Da dove mi sparano? Da dove? Pop. Ok. Ma il carro lo stanno portando loro, eh? Oh. Ok, ho dovuto ultare qui per evitare che portassero il carro. Non è una delle ultimate migliori, me ne rendo conto, però meglio di niente. Buono. Un po' di cure qui, grazie. Ah, si è teletrasportata via Kiriko, mannaggia lei. Dove si è teletrasportata? Buono. Ah, brutta ultimate, brutta ultimate. Buono. Sto sparando un po' a caso, ragazzi. Non so se l'avete notato, eh. Minchia, raga, li stiamo ri letteralmente ributtando in base. Boh. Ok, sono riuscito a buttarne giù un altro, ottimo. Via, sì. L'importante è averci nel mirino. No, 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 no. No, mi sono incastrato nel ponte. Che pirlata che ho fatto. Però ho annullato l'ultimate di McCree. Con una mossa molto swag, perché lui si sarà incazzato tantissimo. Ne sono sicuro. Voi incazzato lì tutto fiero che prendeva la mira, pic, e è volato al bar. Guardate i danni che ho fatto con Pharah, cioè Pharah fa dei danni assurdi che non hanno senso comunque di esistere. Anche perché tanto sparando pure razzi a caso voi fate danno, cioè non è che dovete per forza colpire sempre tutti, no? Voi tirate razzi, fate danno e via. Attenzione lì a non andare in una trappola. Ok,
Crepa. Buono così. Buono. Squadra nemica annientata. E si gode. Ed ora loro inizieranno a uscire da là. Ed ora arriveranno da sopra. Ormai li leggo, ragazzi. Ormai li leggo. Leggo i loro movimenti. Cosa che devi fare con Farah se vuoi riuscire a fare qualcosa, eh? Buono. Un po' di cure qui. Dov'è la mia Mercy? Mercina? Mercina, per favore, mi dai le cure? Mercy. Buono. Mercy, un po' di cure, per favore. Niente, devo andarmela a cercare io le cure. Per forza, ma non mi danno le cure. Cioè, Mercy mi ha ignorato. Sono quello con più danni del team e... boh, mi ignora. Peccato. Mi sa che riescono a portare il carro. No, dai, ma che sfiga però. Che sfiga davvero. Tu adesso è tutta colpa di Mercy, che non mi ha curato. Vedete quanto sono impattanti i supporti in questo gioco. Sono davvero molto impattanti. Mi avesse curato Mercy lì avrei tranquillamente vinto la partita. Guardate che danni che tiro giù. Che almeno uno l'ho ammazzato. Perché qua la faccenda era triste, Temperatura confermata. Buono. Un po' di cure qui di nuovo, zero. No, ma tranquilli, sono solamente una Farah che sta ammazzando tutti. Quella mi ha tirato davvero un pugnale. Quella mi ha davvero tirato un pugnale da così lontano e mi ha beccato, vi rendete conto? Guarda che culo. Guarda che culo. Comunque ho fatto un video anche su Kiriko, se io vado ad andarlo a vedere, eh. Faccio vedere quanto è forte a curare quella tipa. Infatti ha tipo 6.000 cure. Fortissimo. Mentre a livello di danni non è proprio questo granché. Sarebbe meglio concentrarsi sulle cure. A meno che sei uno sculato o hai lembo. Della tua cura. Aia, che botta. Chi era quello? Baptiste? Che mi ha ammazzato, no, soldato. No, no, Baptiste. Sì. Ma che danni, signor Baptiste? Vendetta vera, tra l'altro, fatta. Non finirà in galera. Andiamo, andiamo. Vi ricordo comunque, se avete consigli fatelo nei commenti tranquillamente, se avete consigli su come usare al meglio Farah. E niente, io, loro stanno portando il carro da quando stavano perdendo. Ma ho notato che molte partite sono così ultimamente, Molte partite sono così, cioè, anche da parte nostra, cioè anche nel mio team. Facciamo strafatica a portare il primo pezzo di carro e poi basta, poi easy. Poi diventa super easy, non si sa bene per quale motivo. No, dai, questa non era male come ultimate. Perché adesso c'era ancora quella Kiriko lì dietro che non avevo visto. Guardala quanto è incazzata Kiriko, tra l'altro. Cambio approccio tattico. Andiamo, andiamo. Sto per arrivare a quasi 10.000 danni. Che con Farah, cioè, con Farah è abbastanza facile far danni, eh. Non è che bisogna essere dei pro incredibili come avete visto.
se tirate qualche razzetto a caso in giro e danni li fate. Scatenate l'inferno. Certo, magari colpissi qualcosa sarebbe anche meglio. Sto colpendo una sega. No, chi è che è nel mirino? Oh, non muoiono, eh? Non muoiono, sti infami. Via, 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 via. E tanto questo mi ammazza ora, infatti, lo sapevo. Fara contro soldato difficilmente vince. Certo, io magari potrei mirare anche un po' meglio, questo è vero. Però. Facciamo un po' di rumore per aria. Dai, 10.000 danni, sfondata la soglia dei 10.000 danni. Dai, niente, cioè, no, disintegrati. Peccato. Peccato perché se Mercy mi avesse curato all'inizio, vi ricordate? Avremmo vinto noi. Invece mi ha lasciato con 20 HP per andare in giro a curare non si sa bene chi. Oh, azione migliore della partita. Grande, ci viene riconosciuto il talento, la mainanza. Non capisco nemmeno quello che stavo facendo. Ah, all'inizio qua, quando praticamente, boh, quando li abbiamo disintegrati all'inizio. Va bene. Va bene, dai. A questo punto andiamo subito a fare la seconda partita di questo video con Farah su Overwatch 2. Partita trovata, andiamo di nuovo con Farah, con cui abbiamo visto che è davvero relativamente facile fare tanti danni, quindi se magari trovate una Farah nel vostro team o nel team avversario che tira giù dei danni clamorosi, è probabilmente proprio il campione in realtà, non è che è lui o lei ad essere molto molto forte come player, perché abbiamo visto che Farah davvero fa dei danni clamorosi. Piuttosto, se trovate una Farah invece che non è molto, che non fa molto danno, ecco, molto, quello vuol dire che è una Farah abbastanza debole. Ecco, quello dovete stare attenti. Che forza debole che ha. Che poca forza. Allora, andiamo? Vai. Noi dobbiamo essere delle zanzarone, no? Delle zanzare. Hop. Io mi metto le mie capacità, sì. Dobbiamo pungere come delle zanzare e volare come delle farfalle, no? Com'era la cosa. Ok, forse ho laggato un po'. Buono. No, dai, mi ha preso questo merda di Rodog. Devo stare più lontano. Sicuramente devo stare più lontano, perché non posso andare lì nel punto. Cioè, ovvio che Rodog mi prende e mi ammazza. Devo stare sicuramente più lontano. Andiamo. C'è un nemico qui. Buono. Obiettivo preso. Grandi. Che botte. Un po' di cure qua, ragazzi. Crico, grazie. Ecco, avevo detto che non sarei andato nel punto, perché è una cavolata andare nel punto. E l'ho rifatto. Dai, stavo cercando di uccidere quel coso lì, quel zeniata, ma non ce l'ho fatta. Continuava a sgusciare via. Poi boh, io comunque non ho ancora capito come si fa a volare per sempre con Farah. Se non sbaglio, in Overwatch 1 si poteva. Non so se si possa anche in Overwatch 2. Attivo la sequenza di autodistruzione. Però in teoria si può volare. Mi hanno visto? Mezzogiorno di fuoco. Io vorrei andare tipo qui dietro e tirargli una. Ecco, appunto.
tirare una bella pioggia di giustizia. Buono. Ah, quella era Eco? No. Chi era quella? Sì, Eco, ok. Eco mi ha tirato giù. Beh, abbiamo anche un Ashi qui, eh. Un Ashi che è andata cazzo durissimo. E sto facendo molti meno danni in questa partita, come vedete. Non sto performando molto bene come quella di prima. C'è anche da dire che quella di prima eravamo contro gente molto più scarsa, eh. C'è anche da dire questo. Grazie per la... Barriera inizializzata. Guarda te, oh. Guarda te, Eco. Gumbero è morto, buono. Salute ripristinata. Il nemico è tornato. La barriera è debole. Primo round perso. Peccato. E mo muoio. È unlucky. Qua è andata davvero male. Un Sigma che ha fatto dei danni clamorosi. Complimenti. Non l'ho usato molto bene io Sigma quando l'ho usato nel mio video, eh. Sì, grazie per aver buttato via la palla. Però magari ci sarebbe servito un tank un po' più forte. Non uno che faceva danni. Perché danni comunque ce li abbiamo e siamo messi relativamente bene. Sono come gli altri danni alla fine, quelli del team avversario. Il fatto è che loro hanno... No, ma anche con le cure sono andate relativamente bene. Loro hanno però quella Kiriko lì che ha fatto davvero dei danni clamorosi. Complimenti a lei. Ok. Va bene. Ho iniziato bene la partita. Cioè, questa Eco sta sempre dove sono. Ma com'è possibile? O poi arriva e mi disintegra in 2 secondi. Va bene. Proviamo a fare un po' meglio, dai. Perché così stiamo andando un po' malino. Stiamo davvero andando un po' malino, eh. Grazie per l'assist. Grazie per l'assist. E ancora ragazzi qua, tosta, eh. Quella Eco. E niente, Eco mi disintegra. Mi sa che Eco è leggermente un counter di Fara, eh. Cioè le va in faccia e poi boom, via, morta. Mi sa che è leggerissimamente un counter. Ho scoperto questa cosa qua nel video. Eco molto probabilmente un mega counter di Kipa. Buono. Ripara. Buono. Ok. Un po' di vendetta. Un po' di vendetta su quella Eco di merda. Buono. Ottimo. Tiriamo un po' di razzi per zonare la gente. Dai, vai. Pioggia di giustizia solamente per ammazzare Rodog, is possible? Mi sa di sì. Vola giù per favore. Dai, non è volato. Dov'è? Qui. Grazie. Oh, uno l'ho fatto volare giù, buono. Ottimo. Dispersione, mettiti al mio volere. C'è un nemico qui.
Basta, quanto dura quella ultimate? Per andare un attimo indietro, farmi curare. Niente. Ok, dai, però abbiamo guadagnato tempo. Ho fatto anche... ma abbastanza danni. Beh, di buonanotte. Con Moira che ti succhia la vita. Ehi, dove sono tutti? Ah, stanno facendo loro il punto? Ok. Ci hanno proprio disintegrati tutti. Sì, comunque con Farah è importantissimo il positioning. Cioè, se non hai il positioning, sei abbastanza inutile. Andiamo di qui. Pronti? Dai, che schifo, ho fatto cacare, ho fatto. Ho fatto schifo. Pensavo fossero quasi tutti sul punto, invece non c'era nessuno. C'era solo Rodog. Questa Echo comunque sta facendo un macello. Echo è davvero bravo qua. Complimenti a lei. E noi abbiamo perso la seconda partita su due in questo video su Farah. Ok, azione migliore della partita Gumbero. Gumberu. Non ha nemmeno tirato Bob. Ha semplicemente fatto un bordello di danni. Guardala quanto è incazzata. Ah no, forse Bob l'aveva tirato. L'aveva tirato prima. Comunque dai, andiamo a fare l'ultima partita di questo video con Farah su Overwatch 2. Partita trovata. Andiamo per l'ultima volta con Farah e possiamo anche cambiare skin a questo punto. Potremmo prenderci il Raptorion oppure il Farazord. Dai, prendiamoci il Farazord. Comunque state vedendo appunto che con Farah non è che sia troppo forte, sinceramente. Cioè, è lì da vedere. Non sono fortissimo con Farah. Anzi, sono abbastanza scarso. Però come vi dicevo anche in altri video riguardo ai campioni, agli eroi che fanno danno, il mio stile di gioco preferito in Overwatch è quello del tank. Infatti come vedete i video in cui sono andato meglio sono tipo quelli con Winston, Reinhardt, Rodog anche. Beh, Rodog l'avevo iniziato a giocare subito dopo aver ripreso Overwatch 2, quindi ero un po' arrugginito lì. Però per esempio Reinhardt, Rodog, la Junker Queen è nuova e non è molto da tank sinceramente. Il suo playstyle è più quasi da danno, da danno melee praticamente. Però ecco, quelli sono i campioni che preferisco, meglio gli eroi che preferisco in Overwatch. Allora, andiamo a vedere cosa riesco a fare con Farah in questa partita. Scarica partita. Buono. Buono. Buonissimo. Ottimo, raga. Dai. Non è andata male questo primo, questo inizio di partita, eh. Posso dirlo? Non è andato per niente male. Il complice è il fatto che questi sembrano non cagarmi di striscio. Non siete bene per quale motivo. Dai, volevo andarmene, non ce l'ho fatta. Ok, devo refullarmi un attimo. Avessi magari qualcuno che mi cura sarebbe l'ideale, eh? Che dite? Buono, grazie. Buono. Mi hanno distrutto. Peccato, dai. A livello di danni qua ha fatto il macello, eh. Peccato per quella ultimate buttata via. Non sono ancora riuscito a capire come usare bene la ultimate di Farah. Cioè devi essere abbastanza close range. Devi essere abbastanza vicino, perché se sei lontano i razzi vengono tutti dispersi. Non si sa bene per quale motivo. Boh, va bene. Comunque hanno preso il punto. Niente, sono morto io, hanno preso il punto loro.
Quell'Hans si è preso un razzo in faccia che se lo ricorderà per tutta la vita. Anche quella Mercy. La Sojourn fa un po' il cazzo che vuole, eh. Infatti, via. Faceva un po' troppo quello che voleva. Buono. Là qualcuno è morto subito. Via. Un po' di cure qui. Un po' di cure, ragazzi. Un po' di cure, merci. Perché stavi curando il tank che stava combattendo contro Reinhardt invece di curare me che potevo uccidere tutti? Boh, bello che gli sono pure passato davanti. Non mi ha cagato di striscio. Peccato, peccato. Avevo anche la ultimate pronta, ma avesse curato lì forse avrei potuto fare qualcosa. Molto probabilmente avrei buttato via la ultimate come ho fatto nel resto del video. Però magari avrei provato a fare qualcosa di un po' più interessante di Nauriza che combatte contro Reinhardt, no? Squadra nemica annientata, bene. Mi conviene andare così avanti, eh? Beh, se intercetto loro qui, magari sì. Non mi hanno visto. Passate, passate. No, dai, lei mi ha visto. Posizionamento aereo in una pioggia di giustizia. Beh, dai, non è andata male sta cosa. Non è andata male per niente. Anzo, Anzo. Oh, non è mai di Brigitte. Bella, raga, bella. Cioè, questa è proprio l'azione da game. Cioè, guarda quella Mercy. Ma perché non l'ammazzano? Ah, bravi, dai, su, forza. Buono. Sì, Agatha Kyo Kurau, vai. Morto Anzo, grande. Buono. Via. Usciamo da qui. E se riesco a riposizionarmi senza che qualcuno mi ammazzi male. Vediamo, Buono. Buono. È buono. Ho investito una quantità incredibile di colpi per uccidere quella tipa. Quando ne sarebbe bastato molto meno. Niente, ho provato a scappare da lì e mi hanno messo in una posizione davvero brutta. Però dai, a livello di danni non sto facendo male. Ho visto che più o meno per andare bene dovresti essere tipo il doppio degli danni, dei danni degli altri. Quindi vuol dire che con Farah sta andando abbastanza bene. Se sei il pari dei danni con gli altri, con Farah vuol dire che potresti fare molto di più con tutti i danni che può tirare. Ok, ho tirato un po' di spera a caso. Ok, ne abbiamo fatto un 1x1 qui. Ho eliminato un danno, ho eliminato anche qualcun altro. Prima forse era Brigitte che ho eliminato. Però raga, dovete fermare il carico. Cioè non potete farlo arrivare al punto. E niente, è arrivato al punto. Come l'ho detto. Ora però qui dovremmo essere relativamente avvantaggiati noi. Buono. Dai. Cala il martello de figa. E sono finiti tutti. Laghino? Laghino, sì.
Dai, di quanto non è morto. Perché si è curato così tanto? Poi l'ha curato Kirito? Non so chi l'abbia curato così tanto. Che poi con le 5 frecce veloci non mi ha manco colpito sto pollo. Non muore. Ho cercato di buttarli giù qui. È ancora vivo Reinhardt? Che casino, ragazzi, che casino. No, mi ha ammazzato Sojourner. Ok, dai, sono arrivato ancora a 10.000 danni. Direi che il mio compare l'ho fatto in questa partita. E lei lì ha avuto proprio via libera per colpire tutti. Vediamo quanto riusciamo a resistere noi lì. Non molto, credo. Infatti. Unlucky. Dai, abbiamo perso tutte e tre le partite che ho fatto con Pharah. Sarà forse un segno? Però magari il play of the game me la merito? No, niente. Play of the game, no big match con Reaper. Peccato, con l'azione che ho fatto io non era niente male, dove ero andato sneaky sneaky dietro tutti e avevo ammazzato tre persone con la ultimate. Non era malaccio. Vabbè, davanti alla maestria di Reaper non puoi dire niente. Come davanti alla maestria di Giampaolo. Comunque. Grazie per aver seguito questo video, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto, al prossimo video!